Ciao, benvenuto su Piano Segreto. Io sono Lisa e oggi parliamo dello scherzo in musica. Se hai visto il video dedicato alla suite di danze, che in caso trovi cliccando qui, ti ricorderai del minuetto, ovvero una danza divisa in due parti dal carattere contrastante. Se nel 600 con il termine scherzo venivano indicati dei pezzi brevi a più voci, dal carattere popolare, dal carattere vivace, dal 700 in poi, dalla fine del 700 in particolar modo, lo scherzo diventa a tutti gli effetti l'evoluzione del minuendo, sostituendolo poi completamente. Lo scherzo infatti è in tempo ternario, come il minuetto, e anche questo è costituito da due parti separate, una prima parte dal carattere più vivace, più movimentato, e la seconda parte invece più lirica e cantabile, e le due sezioni differiscono in genere anche per tonalità. Se la prima parte è in modo maggiore, la seconda generalmente è minore, oppure viceversa. Dato il suo stile dinamico e movimentato, nel corso dell'Ottocento lo scherzo acquisisce la sua posizione d'onore nei terzi tempi di sonata, di sinfonia o di quartetto d'archi, proprio perché è molto utile per smorzare la tensione che si è creata nel corso del primo tempo, generalmente molto lungo e molto intenso, e anche per spezzare con l'espressività e il pathos del secondo tempo, generalmente lento. Se il primo tempo è molto lungo, qualche autore saggio, come per esempio ha fatto Beethoven, ha deciso di anteporre lo scherzo al secondo movimento. E questo succede proprio nella Nona Sinfonia, famosissima. Abbiamo un allegro, ma non troppo, al primo tempo, molto denso e veramente tanto drammatico. Seguito poi da uno scherzo che con il suo brio, con la sua vivacità, spezza completamente l'atmosfera. Lo scherzo appare già in qualche opera di Haydn, per esempio nei quartetti opera 33 per archi, ma è con Beethoven che questo diventerà una presenza costante nella musica, sia orchestrale sia pianistica. Per esempio nella sonata opera 2 numero 3, la famosa sonata delle doppie terze, al terzo tempo troviamo uno scherzo vivacissimo e brioso. La prima parte in Do maggiore è caratterizzata da una perfetta scrittura contrappuntistica. Abbiamo le varie voci che entrano ripetendo il tema, che viene riproposto più volte, e tutti quanti gli elementi si incastrano perfettamente. Il trio centrale improvvisamente è in Do minore, presenta questi arpeggi furiosi e un'atmosfera decisamente più drammatica. Alla fine del trio torna lo scherzo da capo che poi porta alla coda. Quindi la struttura di questo scherzo è esattamente come quella del minuetto, A-B-A. Leggermente diversa e più simile alla struttura del rondò è quella dello scherzo opera 4 di Brahms. Si tratta di un'opera giovanile in cui si manifesta in tutta la sua potenza il furore, l'impulsività del giovane Brahms. Qui abbiamo due trii che vengono intervallati dalla parte iniziale dello scherzo nella struttura A-B-A-C-A. La prima parte è in Mi bemolle minore ed è caratterizzata da una particella di quattro note che continua a ripetersi e da un tema ossessivo, ripetitivo e molto drammatico. Il primo trio in Mi bemolle maggiore porta un po' di leggerezza a questa atmosfera che si è creata nella prima parte. È costituito da un tema in ottave molto allegro e risulta particolarmente giocoso data la presenza massiccia di sincopi e spostamenti d'accento.
Poi abbiamo un'interruzione di quattro battute. Abbiamo quattro battute in cui c'è totale silenzio e poi ricomincia il tema iniziale, ritorna quell'atmosfera infernale dell'inizio. Poi si apre il secondo trio, completamente diverso dal primo trio, in un grandissimo slancio di espressività e di pathos. In questo caso siamo in Si maggiore, però ci sono talmente tanti cromatismi, c'è un lavoro così intenso di modulazione che si va a toccare tonalità veramente molto lontane da quella di partenza. Ed ecco che, reintrodotto gradualmente dalla particella di quattro note iniziale, ritorna il tema dell'inizio, che poi porterà alla coda. Parlando di forme musicali, quando si arriva al tema Chopin, ci si ritrova sempre a dire che lui rompe con la tradizione, rompe con la struttura formale dei pezzi, rompe con l'idea concettuale che c'è dietro alla struttura dei pezzi. E così abbiamo visto per lo studio, per il preludio, e così ci tocca dire anche per lo scherzo. Per quanto riguarda la struttura, gli scherzi di Chopin non seguono regole, quanto più che altro delle esigenze espressive, si dà tantissimo spazio alla melodia. Infatti, prendendo come esempio lo scherzo numero 2, vediamo che ci sono tantissimi temi, tantissime sezioni anche molto diverse tra di loro, che non seguono necessariamente una struttura precisa. Lo scherzo si apre in Si bemolle minore, con un tema costituito da due particelle altamente contrastanti, una più misteriosa nel registro grave e una invece più espansiva, più drammatica, più aperta, che copre un po' tutta la tastiera. Poi una sezione in Re bemolle maggiore si dispiega in arpeggi in un tema di grande apertura e grande slancio emotivo. Segue una sezione completamente diversa, più pacifica, più calma, in La maggiore, che sembra quasi un corale. Subito dopo sentiamo un tema ancora diverso, con queste terzine di riempimento ricche di semitoni. Il tutto sfocia poi in una parte ancora nuova, in Mi maggiore.
Dopodiché Chopin, da grande compositore, prende un po' di elementi da tutti i temi che ci ha esposto e li rielabora tutti insieme, come succedeva nello sviluppo della forma sonata, per intenderci. Oggi ti ho portato tre esempi di tre autori diversi che si sono cimentati nella scrittura di scherzi, per pianoforte in questo caso. Sono molti altri gli autori che hanno composto scherzi, sia per pianoforte, sia per orchestra, sia per altri strumenti, sia sul modello beethoveniano, sia invece senza nessun tipo di struttura particolare. Grazie per essere stato con me, aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e cliccare anche sulla campanella in modo da rimanere aggiornato su tutti i prossimi video futuri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!